Aka Double Face, ragazzi, e benvenuti, ve lo dico con due mani anziché una, in questa prima parte di Tunic. È strano il processo con cui mi viene voglia di giocare a specifici giochi. Io mi conosco abbastanza come videogiocatore, quindi posso immaginarmi da un trailer, dal rumore che si fa di un gioco, quali possano piacermi e quali no. Per esempio, si sta facendo ora molto parlare, giustamente, di Starfield. Però, dandogli un'occhiata, sentendone parlare anche veramente per poco tempo, capisco che non è un gioco che è nelle mie corde. Tunic, invece, quando è uscito dalle immagini che avevo visto e da come ne avevo sentito parlare, mi ero detto: questo gioco mi piacerebbe se lo giocassi, ma ora non mi va di giocarlo, e quindi l'ho sempre scansato. Insieme a questo, per esempio, c'è Hollow Knight, ok? Che è un gioco che so che mi piacerebbe. Quello per ora lo sto tenendo da parte più che altro perché ho paura che mi mangi la vita, che mi piaccia troppo. E che sia troppo lungo da che mi piace talmente tanto da doverlo poi completare al 100%, ma so che ci vuole troppo tempo e quindi per ora lo sto scansando. Arriverà il momento anche di Hollow Knight, non vi preoccupate. Però ieri, l'altro ieri, mi è venuto in mente Tunic. Ho detto: cazzo, perché non giocare Tunic? E allora ho detto: ho voglia di giocare Tunic, ho voglia di giocare a un gioco della mia lista di giochi da fare, diciamo. E Tunic mi è venuto in mente. Cosa so di Tunic? So soltanto che è isometrico, sono una volpe. E ho letto dalle recensioni di Steam, quelle non spoiler, che non è un gioco per tutti. Mi fa molto piacere, ma penso che sia un gioco per me. C'era infatti c'era una recensione negativa addirittura che diceva: questo gioco ha questo, quest'altro pregio, però a me non sono cose che piacciono, non è un gioco per tutti, non era il gioco per me, ma potrebbe esserlo per voi. Ed era una recensione negativa, che però, diciamo, diceva cose molto intelligenti. Quindi, siccome io invece sono sicuro al 99% che sia un gioco che rientri nelle mie corde, lo gioco. So che siamo una volpe, so che è in isometrica, so che bisogna fare robe strane, anche ragionare fuori dagli schemi, prendere appunti. E so che in qualche modo si ispira, ma non so se questa è un'informazione corretta oppure un'interpretazione che qualcuno aveva dato e che avevo sentito e che ora ho fatto mia, all'idea dei vecchi giochi in cui bisognava guardare anche il libretto delle istruzioni. So solamente questa roba, cioè che c'era il libretto delle istruzioni nella confezione e potevi leggerlo. Cominciamo. Veramente, tra l'altro si chiama Secret Legend l'eseguibile, quindi leggenda segreta, non Tunic. Però, vabbè. Ok, è in isometrico ed è parecchio poligonale, cosa che non mi dispiace. Wow, ok. Questo è il nostro personaggio volpe, perfetto. Ho un comando, ok, posso rollare. Di Dark Souls subito. Cioè, come. Ok, LB mi permette di aprire un menu strano. Vabbè, non corriamo troppo, il gioco ci spiegherà tutto. Anche a cosa servono questi. Non ci si può affondare di sotto. Benissimo. Che ci devo fare qua? Niente. La camera si ingrandisce, ma non accade nulla. Ok. Molto strano il roll. Voglio andare là sotto perché ho visto un collezionabile, ma ora vediamo. Non posso interagire. Ah, posso fare questo. Ah, è il lock contro i nemici. Ok. Tra l'altro cerca di guardarli. Guardate, è carino. Però giustamente fa fatica. Allora, io non mi posso buttare di sotto da nessuna parte. No. Ok, allora non ci rimane che cercare qualcosa con cui interagire effettivamente. Le posso mettere in pausa, però sì. Che opzioni ci sono? Lingua. Volendo c'è italiano, anche se comunque penso lo giocherei in inglese. Sì. Io per ora tengo inglese. Se poi vedo che è troppo complicato da tenere in inglese, lo cambio. Opzioni
missioni extra. Ah, speedrun mondo e combat difficulty. No, normal, normal. Se c'era difficile magari avrei messo difficile, ma così... No. Cioè, facile no, grazie. Ok, qua è bloccato. Abbiamo anche un'altra barra che però non capisco a che serva. Ok, ricarichiamoci. Wow, mi ha cercato di attaccarmi. Non posso entrare. La tomba dell'eroe. Però serve una chiave, apparentemente io non ce l'ho. Ah, però aspetta un attimo, sono un po' fava. Il gioco stava cercando di dirmi di andare qua sotto, chiaramente. Cioè, chiaramente. Sembra volermi dire questa cosa. E infatti c'è semplicemente uno scrigno. Ok, un bastone. Hai trovato un bastone? Sì, non riesco a vedere l'achievement io perché, come succedeva con Amnesia, ce l'ho schermo intero, ma in realtà vedo comunque il nome dell'applicazione. Cioè, è come se non... ce l'ho schermo intero, ma è un po' abbassato, diciamo, quindi la parte in fondo viene tagliata. Però posso rimediare in teoria guardando OBS. Quindi abbiamo il bastone. Ah, è tutto scritto in una lingua incomprensibile, fantastico. Vabbè, però uno va a intuito. E ho la mia prima arma. Oro. 8. Fantastico. Ok. Tra l'altro, mi pare di ricordare, l'anno scorso, come miglior gioco indipendente dell'anno, ha vinto... Coso. Non so cosa voglia dire. Il gioco del gatto. E molti giustamente se ne erano lamentati. Io non l'ho giocato, quindi non posso dire. Diciamo che da quello che ho capito, da quello che le persone hanno detto, ho capito perché è considerato un errore dare il miglior indie dell'anno 2022 a Stray, ecco come si chiamava. Però non avendolo giocato non so se effettivamente le critiche siano... cioè io le condivido oppure no. So che però molti hanno detto doveva vincere Tunic invece perché è stato innovativo. Altro motivo per cui mi è salita la scimmia di giocarlo. Ah ok, posso anche vedere la vita così, perfetto. Non posso ancora entrare. Ah, posso concatenare gli attacchi, fantastico. Non hanno speranza questi. Lì non ci arrivo. C'è un qualche passaggio segreto? No. Però ci sono delle scale in compenso. Chissà se il roll mi dà invulnerabilità. Penso di sì, però. Qui non ci posso passare, ma per un pelo. Qui non mi posso buttare? No, no, no. Guai provare a buttarsi. No, la moneta, cascata. Ah, forse l'ha presa uguale, però. Città qualcosa. Però è inaccessibile, sembra. Ok. Allora, prima di andare su, che abbiamo capito la direzione da seguire, fatemi andare un po' in giro. Ok, qua niente. Posso fare 3 roll, poi mi stanco. Wow, la sacra volpe. Immagino fosse un salvataggio. Ha resettato i nemici. Ma io dove vedo il mio oro? Da qua, ok. E 0 su 3, qualunque cosa siano quelle. Questa è una chiave. Vuoi prendere la chiave? Perché... cavolo, questa è una feature del gioco. Perché non è possibile che tutto il gioco sia in una lingua che il giocatore non può capire ma può intuire, perché... cioè, l'hanno fatto apposta affinché tu ti possa immaginare quello che ti sta chiedendo. Vuoi prendere la chiave ora? Hai ottenuto la chiave! Quindi temo che a un certo punto ci chiederanno di imparare questa lingua. E vediamo, perché se è fatta... Se il gioco ci chiederà di fare una cosa del genere... e l'hanno fatta bene, sarà una figata. Se no, sarà frustrante. Vediamo. Perché fa così ogni tanto?
fammi fare a me come mi pare. Allora, comunque sì, vedo la situazione. E quindi non... che ci devo fare? Niente, anche perché non mi posso muovere. Cioè non posso muovermi in quella direzione. Così sì, mi è venuto da salvare perché ho ottenuto un oggetto nuovo, ma... che ce ne fosse tutto questo bisogno. Diciamo che da quello che ho sentito e da... come sta procedendo per ora il gioco in questi primi 5 minuti fondamentalmente, mi dà un po' delle Undertale vibes, cioè il livello non è importante. I potenziamenti, sono tutte cose di contorno per farti credere che sia un tipo di gioco, ma in realtà è un altro. Perché fa questi flash? Non capisco. Cominciare la tua avventura. Oddio santo. Ecco la cosa delle istruzioni che avevo sentito. Però sono tutte scritte nella lingua... cioè un po' in inglese e un po' in una lingua sconosciuta. Cioè quella del gioco, tipo. Cominciare la tua avventura. No. Far suonare la campana dell'est. Foresta dell'est. Tomba dell'eroe. Capitano di guardia. Capitano delle, delle guardie, scusate. Far suonare la campana dell'ovest. Sto leggendo ora verso il basso. Vecchia casa. E c'è un simbo di una chiave. Ah, e tra l'altro in Hero's Grave c'è il simbolo di una spada. Però non so se è una cosa della loro lingua oppure proprio un simbolo. È difficile anche capire quali sono le lettere di questo alfabeto e quali invece proprio simboli. Comunque, casa vecchia, dicevamo, c'è una chiave. Flooded Well, quindi pozzo allagato. Pagina 29. Questa è pagina 10, sembrerebbe. Tomba oscura. Probabilmente serve la... vado a intuito. Serve la lanterna che ti segnala lì azzurra per illuminarla. Giardino dell'Ovest, pagina 27. E poi qualcos'altro non si sa. Il testo a destra dice: in una terra lontana... un grande tesoro è stato sigillato via per sempre. Alcuni dicono che sia il potere di sconfiggere la morte, di ingannare la morte. E poi c'è il disegno del capo delle guardie, immagino che sia. Questo essere vestito di viola e nero. E poi ci siamo noi che ci diciamo... pagina 28. Che sarà tipo, hai bisogno di questo? Allora guarda pagina 28. Oh madonna! No, perché mi fa fare questo il gioco? Questo non è uno zoom da... ok, non ci vedo bene. Devo andare sui dettagli. Questo è uno zoom da... c'è qualcosa che non puoi vedere altrimenti. Però per ora è solo... cioè, ai miei occhi al momento è solo una pagina di un... di un diario, di un manuale di istruzioni proprio, letteralmente. Quindi... non so perché mi dia questa opzione di zoomare così tanto. Questo perché è aperto? Non l'ho aperto io. Oh sì, no, non l'ho aperto io, scusami. Quando sarei arrivato qua? What the fuck? Ok, questa è chiusa. E qua non ci posso andare? Da nessuna parte? Vorrei trovare un modo per scendere, ma non mi pare ci sia. Ah, però c'è un modo per salire. Beh, mi sembra giusto. Se non puoi scendere, dovrai salire. E se non puoi né scendere né salire, poi è lì un casino. Wow, dove sto andando? No, io pensavo fosse... pensavo di starlo buggando, figurati. Merda, cosa ho trovato? C'è modo di vedere... ah, con questo posso riguardare la... si può girare? E perché mi fa fare sta cosa? What the fuck? Ok.
Ah, ti spiega quello che cos'è. 41 sarà la pagina, sempre immagino. Cioè, mi immagino che questa sia. Allora, mi immagino, visto che qua ti dice cominciare la tua avventura, e dà fondamentalmente delle. Cioè, sembra proprio. È impaginato, ragazzi, come un manuale di istruzioni. Quindi deve essere quello per forza. O una cosa che vuole mimarlo, ok? Vuole mimare un manuale di istruzioni. Perché vedi, ti spiega, ci sono gli health points, stamina points, magic points, che ancora non abbiamo, va bene. Questo è un tesoro, questa roba qui, pagina 41, questo sei tu, fa tutto il percorso. Equipaggiamento pronto, pozioni magiche, focus preview. Tutto fa molto più male quando sono stanco, va bene, grazie. E poi importante, punti stamina. 0 SP, vabbè, muori probabilmente. Quindi questo è un manuale di istruzioni per me. Che possiamo utilizzare come se fosse un vero manuale di istruzioni. Quindi avrà una qualche utilità, che però al momento non vedo e probabilmente al momento non c'è. Magari la scopriremo guadagnando altre pagine che a questo punto immagino troveremo in giro. Chiarissimo, chiarissimo. Ok, questi sono facili, fortunatamente. Sono slime di livello 0. Cioè, basta mesciare. Oh, ti puoi girare? Che succede? Bro! Bro, che ti prende? Perché non si gira? L'avevo legittimamente buggato perché non si girava da questa posizione. E non è che stavo tenendo premuto, forse però è, sei te il problema, il mio controller, perché questo pulsante ogni tanto va per i cazzi suoi. Però qui è un problema della levetta proprio analogico. Wow, qua si è scollegato. Ok. Sì, questo controller purtroppo mi sta dando problemi, mi fa arrabbiare. Perché li avevo risolti e ora sono tornati, se ne sono tornati degli altri. Ne comprerei un altro, ma costano veramente tanto e non so quale sia il migliore per me. Ora è stesso. Io voglio una sensibilità buona negli stick. Diciamo che se uno di voi mi potesse linkare un buon controller Xbox per il PC, a meno di, boh, 70 euro massimo, veramente, gliene sarei infinitamente grato. E con tanta sensibilità, cioè io adoro poter fare queste cose qua. Perché muovo pochissimo lo stick, capito? Ah, ok, quelle fosforescenti, quelle luminose sono le. Guarda, ti dice pure i controlli. No, è un manuale di istruzioni. Va bene. Con i controlli proprio dell'Xbox. Mi chiedo tra l'altro perché ha rilevato che io ho un controller Xbox attaccato. Se questo gioco esiste anche su Switch, e non vedo motivo fino ad ora di credere che non è, che, cioè non c'è motivo per me di credere al momento che non vi sia. Ti fa vedere i controlli della Switch? Probabilmente sì. Per ora sembra fatto bene, quindi. Allora, e c'è una cura maniacale in queste pagine, anche nei dettagli, tipo farti vedere che è una specie di pergamena, quindi no, è. Sicuramente questa roba è molto più grande di quello che sembra al momento. Va bene, con LT, RT. T, lo scudo, RB, è un piccolo Zelda questo gioco fondamentalmente, sembra almeno. RB la pozione, XYB la spada, insomma quello che hai equipaggiato, con A la schivata. Infatti dice se premi A. Ok, prosegue a pagina 14, credo intenda. And hold, posso mantenere premuto? Ah, per correre. Vedi, questo non lo sapevo. Ok, quindi vanno lette comunque con attenzione le pagine del manuale perché, che troviamo in giro, perché comunque sia, danno informazioni interessanti, anche se molte non le capisci. Fa strano che in un gioco, nel mondo di gioco del videogioco proprio, ci siano le sue pagine del manuale di istruzioni. Di istruzioni, sì. Shadow
Scendiamo o saliamo? Facciamo che prima saliamo, dai. Il gioco sembra suggerire che sia. Mi sembra suggerirmi. Oh, allora. Che sia meglio prima salire e poi scendere. Perché qua non mi sembra si vada da nessun'altra parte. Ah, infatti è inutile, ok. Cioè, a meno che. Ok, no. Perché essendo in isometrica non so se la prospettiva mi frega oppure no. Alle volte. Aia. Ma perché ce ne sono alcune aperte? Questa sicuro non l'ho aperta io. Comunque l'altra potevo avere dei dubbi, forse, ma qua no. Qualcuno è stato qua prima di me. Foresta dell'Est. Che abbiamo visto qua. Ah, vedi, è proprio un manuale anche qua. Perché prima era solamente gira una pagina. Qua invece è sfoglia il manuale praticamente. Ok. E qua c'è una campana da suonare. Aia. Cazzo, cominciano ad arrivare i nemici tosti. E questo? Ti vuoi calare giù? No, che cos'è questa cosa? Boh, non so cosa mi. Cosa c'è scritto, quindi. Però non l'abbiamo visto qua. Flood Duel. Il pozzo allagato, però questo non abbiamo motivo di credere che sia allagato in questo momento, quindi. Faccio fatica a capire il combat system. Ok, mashare è pericoloso. Perché se mashi, lui prende tutti gli input che tu gli hai dato. E solo una volta che li ha processati, o comunque ha finito tutte le animazioni che aveva in coda, può effettivamente muoverti. Che è pericoloso perché non ti permette di schivare. Quindi devi calibrare il numero di attacchi. Ok. E devo stare attento perché sto già per morire, eh? Fantastico. Tomba dell'eroe, di qua. Lì ci posso andare? No. Tomba dell'eroe, quindi noi non siamo un eroe? Siamo un tizio a caso? Forse quello che è passato prima di noi è l'eroe, allora. È lui che ha aperto i forzieri. Oh, un'altra pagina. Target lock con LT. E non me lo spiegava di già. Ah, questa forse è un approfondimento. Allora, affronta il tuo avversario, ok. Più A, focus and evade, quindi concentrati e fuggi. E con quell'altro blocchi, però non ho lo scudo io al momento. No, il personaggio sono io, non vi è dubbio. Siamo uguali. No, stavo pensando se magari in realtà il personaggio non sia l'eroe di cui tanto parlano, però no, siamo uguali, quindi. In realtà l'eroe siamo noi di una run precedente e siamo morti. Ok. Ah, era fatto apposta il fatto che non si muovesse, ok. Percorso verso la tomba dell'eroe. Occhio. Ok, devo ancora prendere confidenza con il combat system. Non mi ci ritrovo per nulla. Merda. Uno alla volta. Uno alla volta, per favore. Maremma, quanto sono desiderato. Devo menare qua, ok. C'è poco da fare.
Io ho recuperato vita prima, ma perché ho salvato, forse, perché ho pregato alla statua della Dea Volpe. Ci sta. Per ora con questi me la cavo così, dai, finché uno solo. Oddio. Toccata e fuggi, cazzo. Eh sì, perché guarda lì. Non c'è spazio di margine, di manovra. Ok. Questo no hit, dai, buono. Chissà quanti segreti mi perderò nel corso del gioco, mamma mia. Ah, qua ci posso andare, ok, non ci speravo in realtà. E lì vorrei andarci, ma non posso. Uno spadone, cosa? Quella statua triste? Chi l'ha costruita? Qual è la lore? Ok, siamo qua per aprire il passaggio. Ah, che figo, bellino. Devo rifare tutto il percorso al contrario? Va bene. Ok, forse ora con la spada potremo almeno tagliare gli alberelli. Non... Se quegli altri sono cespugli, forse potremo togliere anche quelli, ma non mi sembrano cespugli. Allora, hai ottenuto una spada. Fantastico. Instruction booklet. Ah, vabbè, però ho già la scorciatoia per questa cosa. Allora, possiamo equipaggiare la spada, forse. Per ora... Facciamo così. Quindi. Ah, perfetto, basta. Mi si è svoltato il gioco completamente. Ok, al massimo posso... Oh, però con questa concateno due colpi, eh. Anche il boss di prima così l'avrei potuto uccidere in meno tempo. Mini boss, dai, era boss, forse un po' esagerato. Sembra molto meglio come arma. Che bello l'effetto, che soddisfazione che mi dà. L'albero ovviamente non viene giù. Sarebbe stato un po' eccessivo. Però sarebbe stato molto soddisfacente. Ok, le monete anche se cascano le pigli. Cascano solo per farti preoccupare un po'. Questi non danno niente. Ah, ma sono fisici fin tanto che non spariscono, ok. Beh, ora mi si è aperto tutto il mondo di gioco, più o meno. Vabbè, non ha senso distruggerli tutti, dai. Stiamo solo deturpando la natura. Domanda. Tornano, respawnano, se torno indietro? No, rimangono... sradicati, ecco, questo non me l'aspettavo. Non so se sia una cosa a cui dare importanza o meno. Torre, cioè casa di guardia o torre di guardia numero 2. Che sono delle bombe? Allora, questa forse è un'esca e queste sono delle bombe. That is my best bet. Moia. Yes. Yes! Adoro questa spada, fortissima. Me gusta. A mi me gusta usare questa spada. Foresta più bassa. O semplicemente foresta bassa. Addirittura.
servirebbe il Calamitron di Breath of the Wild, ma non ce l'abbiamo. Fatemi aprire prima questo, poi Mare Manti sono. Ok, piccole dinamiti forse? Questi sono molto spaventati. Sono grandi e grossi, ma sono anche molto spaventati. Madonna! Cazzo, sono morto! No, ho perso l'oro addirittura! No, non mi fa ricominciare da troppo indietro, please. Che sta succedendo? Ganzo? Ma è solo scena oppure? Che è successo? Sei stato risuscitato? Qual è la situazione? Ah, ma ho ancora tutto tranne l'oro. Cazzo. Se io ho mantenuto gli oggetti che ho guadagnato e gli scrigni sono rimasti aperti, cosa vuole farmi credere il gioco? Che ci sia un altro giocatore? Che prima di me ha giocato ed è morto, tipo? Oppure è ancora in giro e ha mantenuto i suoi oggetti? Non saprei. Ah, però qua dietro scusa. No, ho sbagliato! Basta. Ho sbagliato tantissimo. Perché cos'è che ho premuto questo? Ma che cazzo, però. Ma se volessi disequipaggiare? Non si può. Una volta che equipaggiata una roba, te la devi tenere. Ok. Quanta roba? Allora, la mia speranza è che... sì, comunque vabbè, è abbastanza semplice perché sono X a B, no? Questi. Sì, cioè XYB. Ok. La mia unica speranza è che questa sia una pozione curativa. Proviamo. Fa forte qui proprio. Ok. Allora, ci riprovo, bastardi. Venite qua. Ehi! Il mio oro. Oddio, oddio, oddio. Ok, buono. Bravo me. Ah, una volta che ne ammazzo un po' dei vostri, però vi cagate a mano. Ah, bastardo! Devo far così. Sono difficili per me da affrontare a distanza. Il contatto ravvicinato, in mischia. Qua non c'è nulla? Questo casino per niente? Ok. Bello, sono catturato. Certo, questo rossore è fastidioso, eh. Dove sto andando?
Questa però non è una zona che serve a qualcosa. Ok. Sembra per ora almeno. Mi serve una cura o la statua della dea? Per me è una dea volpe, poi magari mi sbaglio, ma chi se ne importa. Non penso sia un dettaglio, spero, rilevante. In un gioco dove tutto è incomprensibile. Vorrei essere l'est, non c'eravamo già? Apri un po'. Speriamo non ci siano i mimic in questo gioco. Ho tenuto una bacca, probabilmente, dice. Lì c'è un binocolo, un monocolo, un cannocchiale, ecco come si chiama. Però non lo possiamo usare, sembra. E lì c'è qualcosa che non possiamo raggiungere, c'è una cassa che non possiamo raggiungere. Va bene. Ah, siamo tornati... What? Non facciamoci domande e salviamo. Siamo scesi, abbiamo fatto il giro. Ok. Perché non ci potevo andare prima qua? Perché non l'avevo visto, solo per quello? Ah, ma c'era la pagina dietro. Comprendere i punti stamina. Stamina points, stamina points. OSP. Puoi sempre attaccare anche senza stamina. La stamina è... quella verde, però. Ok, stabilità, flinch, knocked over, momenti di salvezza, invulnerabilità, ok, quando c'è la polvere, quindi proprio all'ultimo secondo devi schivare, se vuoi non prendere danno, controlla la polvere, ok, mica quanto è fatto bene questo manuale, flinch, quindi tentenna, knocked over, ok, stability, 25% di HP. C'è una meccanica di stabilità in qualche modo che o si disattiva o si attiva quando raggiungi il 25% della vita. Qua c'è qualcosa sicuro, dai. Ok, il flinch l'abbiamo appena visto comunque. Ho provato a farlo volutamente a sto giro, ma non ci sono riuscito. Perfetto. Anche se mi ha dato un achievement relativo al flinch sicuro. Questi sono impazzi, sono diventati scemi. Ah, ma li posso comunque combattere, ok. E loro possono combattere me, però. Eviterei di morire, però, possibilmente. Allora, bro, aspetta un attimo, scusami. Permettimi di salvare. Sicuramente respawneranno i tuoi colleghi, ma non mi interessa. Però, scusa un attimo, aspetta. Quando scintillano, che vuol dire? Che è il momento giusto per far qualcosa. Non per contrattaccare. No. Decisamente no. E allora per fare che? Cioè, quando brillano, che succede? Allora, facciamoli scendere. Ah, Madonna, ma questo c'ha lo scudo! Di Buddha. Devo riprovarci ancora. Questa è la memoria muscolare, ma di altri giochi, perché volevo fare questo. Esatto. 341. Cosa me ne faccio dell'oro?
Ma guarda li pazzi. Come cazzo? Wow! No. Mi sta sfuggendo qualcosa. Come abbatto quel nemico? Con le armi a distanza, ok. Ma se non ne avessi? Perché tanto qui è un attimo perderle, abbiamo visto. No, c'è il modo per contrattaccare. Devo riguardare il manuale di istruzioni. Allora, dov'è che avevo visto la meccanica del tentennamento? Flinch, knocked over. Però non capisco. Questo va fatto flinchare sicuro. Però non ci riesco io. Scusatemi ragazzi, ma devo venirne a capo. Non puoi far flinciare facendo così, quindi. E come flincio io i nemici? Sta buono. Muori. Allora, facciamo così. Non lo riesco a battere. Facciamolo togliere di culo, vai. Ciao bello. Magari un'altra volta, ok? Per ora non ti capisco, quindi. Percorso verso la tomba dell'eroe, di nuovo. Ah, però siamo da un'altra parte, aspetta. Non mi ricordo nemmeno di averli battuti quei due nemici, figurati. Ok, queste sono altre bombe. Probabilmente. Penso di sì. Porca troia. Posso? Sì, ma non serve a nulla. Cazzo. Come lo batto? Non ho il tempo materiale di fare nulla. Me trying to resist the urge to watch a guide. No, non devo. Non devo guardare guide riguardo a sta roba. Non devo. Sicuramente, anche se però è frustrante, fa parte del gioco. Il non sapere che cazzo fare davanti a quei nemici. Allora, tanto la tomba dell'eroe ci siamo già stati. La cosa più difficile sarà ricordarmi che è con A che si rolla. Non gioco molti giochi dove il roll è una meccanica, ma in quei pochi che gioco non rolli con A, mi pare. Ok. È molto severo il gioco riguardo a dove puoi andare. In realtà mi sta anche bene, che cazzo però.
Vabbè, questo è un gioco fatto per me comunque, cioè doversi infilare in ogni angolino credendo che gli sviluppatori maledetti abbiano messo qualcosa è la mia specialità, quindi. Minchia, ti riempio di botte, non avrai tempo nemmeno di capire che cosa ti ha colpito. E poi figurati. Però devo rivedermi quando vado a editare il video. Anche se avrà bisogno di poco editing questo, ma insomma, quando ho fatto l'achievement della parata, che magari mi aiuta a capirci qualcosa. Guarda che figo! Non credo che nella vita reale possa accadere una roba del genere, ma è molto figo. C'è qualcosa? No. Divento pazzo io con questo gioco. Esplorare ogni anfratto. Tipo anche qui. No, vabbè, qua era ovvio, non ci fosse nulla, però. Comunque, uno ci prova. Guardhouse 1. Noi eravamo nella 2 prima, mi sa. Qualcosa di rotto. Non so cosa sia. Il gioco non vuole che tu sappia che cosa sia niente, cioè. Perché è tutto scritto in una lingua incomprensibile. Bene, cos'è questo? C'è una roba scintillante, ma non. No, non è niente, forse. Foresta dell'Est, di nuovo. Qua c'è un segreto super segreto. Cioè, sembra almeno più dorato rispetto agli altri questo scrigno, ma probabilmente no. Ok, abbiamo finalmente le pozioni. Ne abbiamo una sola per il momento, eh? Attenzione quindi. Siccome abbiamo visto che è importante curarsi, meglio tenerla per i momenti di panico. Panico, papanico, papanico, paura. Ok, non si accorgono del mio arrivo, però mi ha colpito uguale, che cazzo. Ok. Qui siamo tornati indietro comunque. Ma possibile che le istruzioni non mi dicano? Guarda qua, hai fatto. Non c'è modo di disegnarvi sopra, no? Perché qua mi sembra di aver fatto tutto. Oddio, però anche che insomma c'è anche altra roba da fare in giro per il mondo di gioco, mi sembra. Dall'altra parte dobbiamo ancora andarci, però. Cioè, non mi dà l'idea di essere finito. Siamo alla. Siamo. Scusami. La East Bell, devi passare vedi attraverso East Forest, Heroes Grave e Guard Captain. Quindi ci manca il capitano delle guardie. Questa è la guard house numero 2. Anche qua ci siamo stati. Bastardo. Qua c'erano i ragni maledetti. Questo deve servire a qualcosa, non è possibile. Ah,
qua si può cadere. Questo serve a qualcosa, ma che sta suonando la mano tantissimo, ma non so cosa. E qui si può... Qua serve tipo un rampino. Però ora non ci posso arrivare. Dimmi che non c'è nessuno. Grazie. Ha riflesciato, io non capisco. Oh, porca troia. Vuole un miliardo di rampini questo maledetto gioco. Fottetevi, io con voi non ci sto. Non ci combatto, mi mangiate vivo. La mia prima e unica morte finora è stata per colpa vostra, cioè. Allora, lì c'è un passaggio lì dietro. Quindi, come ci arrivo io? Ci posso arrivare da qua, tipo? Questo è un passaggio che non vedevo? Sì. Madonna, no, tutto il gioco così, però no. Vedi, non vedi, cioè addio, muoio. E fin qua diciamo che lo capisco. Mi sono bloccato. C'è un percorso che non vedo, mi viene da pensare. Oppure devo sconfiggere il mega ratto, ma non credo. Voglio sperare di no almeno. Sembra un nemico forte, sì, ma non sembra quello che devi sconfiggere per forza per... Qua ci siamo stati. Qua no. Qua non sono stato, mi pare. Che miseria. Questo però è lui. Sì. Ok. Oh, merda. Come puttana ladra lo affronto? Cazzo, stavo per farcela. Mi sono finiti gli invincibility frames. Vaffanculo. Merda, cosa ho perso? Cazzarola. Toglietevi di culo, vai. Oh mamma mia. Davvero, bro? La fiaschetta mi si è ricaricata. Secondo me quelle mi si ricaricano ogni volta che salvo o muoio comunque. Perfetto, sono un cretino. Sbaglio i pulsanti. Due sono tosti. Già uno era troppo, figurati due. E prima l'ho... Cioè, non sono capace con i tasti, ovvio.
Quella di prima super elaborata, cose. Questa l'ho fatta praticamente a caso e l'ho vinta. Merito di quella bomba che ho lanciato a un certo punto, insomma. Minchia, brutta storia però. Io in questi giochi tendo a conservarle le risorse e le ho finite tutte praticamente. Molto male. Ne ho due, che bello. Fammene bere una. Non ti riempiono tantissimo, comunque non sono molto generosi. Non è esattamente facile il gioco, eh. Va bene. Qua non posso fare nient'altro? Ah no, ok, mi sembrava strano. Devo abituarmi alla prospettiva. Non tanto alla prospettiva quanto al fatto che gli autori giocano con la prospettiva. Qui non c'è niente, ok. Ah, si spaccano, ok. Bene. Qua c'è altra roba? No. Io un'occhiata gliela butto qui. Chissà se si possono aumentare le barre della stamina, della vita, eccetera. Ho visto su Along to Beat che comunque non è un gioco lunghissimo, in 12 ore lo dovresti finire, però. Comunque figo, non l'ho sottolineato, ma figo il fatto che. Ah, era questa la campana, ok. E questa è la scorciatoia. Si dovrebbe finire in 12 ore, comunque, dicevo. Ok. È suonato la campana est, Din. Ora posso pregare davanti a questa statua? O qualcosa del genere? No, va bene. I dèi ci lasciano al nostro destino. Qua? Nulla, no, ok. Lì c'è qualcosa? Ehi, 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 aspetta un po'. Eccoti qua, maledetto. Soldi, immagino. Chiaro. Preferirei oggetti da equipaggiare, però. Ci faremo andare bene quello che abbiamo. Ragazzi, come primo episodio comunque direi che ci siamo. Ora cerco un salvataggio e ci siamo davvero, perché abbiamo fatto tante cose e sono molto contento. Qua c'è una pagina addirittura. Ok, prendiamola. Overworld, ok. Per la East Forest, vecchia casa, Bell Tower, tempio sigillato. Ok, con la porta dell'inizio dell'avventura. Lì in basso è dove abbiamo iniziato. Cioè, con la porta d'inizio dell'avventura, la porta sta all'inizio del manuale di istruzioni, mi pare. Quindi lì, vabbè, boss finale, tipo. Tomba oscura, passaggio proibito, sto leggendo un po' a caso. Verso la montagna, verso la porta della montagna. Al giardino est e ovest, quindi c'è la foresta est e il giardino ovest. Torre della campana, c'è un mulino pure. Ok, vecchia casa. Ringing the West Bell. Ok, suonare la campana dell'ovest. Giardino ovest e poi Dark Tomb. Probabilmente passando per il giardino ovest mi sta dicendo arrivo alla tomba oscura e da lì arrivo alla campana, effettivamente. E in basso, non posso usare il mouse. Diciamo, allora, rispetto a dove sono ora con la webcam, in quella direzione lì,
Comunque sia, è praticamente dove ci sono in basso a destra ci sono tre alberelli verdi uno accanto all'altro attaccati proprio e sopra c'è una roba che sembra quasi disegnata in male. Proprio come... Ah sì, vedi anche in Su Old House c'è una roba strana e sembra una nota musicale. E poi ci dice anche dove siamo noi. Io però volevo solo un punto di salvataggio, sinceramente. No, eh? Non mi rompete il cazzo. Ok, è una mappa che si aggiorna in tempo reale, grazie a Dio. Ok, perfetto. Va bene, salviamo. Ragazzi, questa era la prima parte di Tunic. Inutile dire che mi ha catturato come mi aspettavo. Per ora mi sta piacendo di molto. Anche proprio il gameplay, il combat system, devo ancora masterarlo e tutto, però mi sta piacendo. L'esplorazione mi sta piacendo, ha delle vibe molto strane con questa musichetta così, suoni molto elementari. Un mondo muto fondamentalmente perché veramente nessuno parla, non ci sono suoni se non quelli dell'ambiente, dei mostri, di noi stessi e c'è sempre una musica di sottofondo molto chill e misteriosa. Sono entusiasta per il momento. Io però vi dico che per il momento qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo nella prossima parte e spero che questa vi sia piaciuta. Peace.